Allora. Vi presentiamo la quinta edizione esaurita della rivestissima di Carnevale. Dal Salone delle Feste dell'Oratorio Salesiano vi presentiamo un momento di felicità.
tempo è necessario punzecchiare qualcuno o calcare un po' la mano su alcune situazioni che hanno fatto la storia del nostro paese. La casa edizione della nostra rivistissima sapete benissimo che ci ha impegnato per 6 serate e voi avete molto gradito il nostro spettacolo. Perciò quest'anno, pur apportando tantissime novità, abbiamo voluto, diciamo, ricalcare quel che è stato dello scorso anno, rispettando quindi le vostre esigenze. Siamo infatti giunti alla 5ª serata da passare in vostra compagnia. Ma dato che non sono sola, lasciamo le chiacchiere, vi presento subito Emilio Gardini. Ai ai ai, se nasce un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio, forse è meglio di quasi, se da femmina non so. Ai ai ai, se nasce un figlio. Buonasera, buonasera. Siamo finiti, esauriti, esauriti i posti, esauriti noi, però felicissimi di aver portato a Porto Recanati per 5 sere tanta allegria, tanta gioia. Questa sera salutiamo in modo particolare la presenza di TV Centro Marche, vuol dire che siamo diventati importanti se una stazione televisiva come TV Centro Marche ha deciso di fare un servizio su questa nostra rivista. Ci fa piacere, vi salutiamo da loro, il nostro più cordiale benvenuto. Oh, non aggiungo altro, passo subito a presentare. Signora? Ecco, c'è una signora. Venga, venga. Venga, venga. Buonasera, buonasera, ragazzi. Buonasera, signora, buonasera. Senta, come mai lei sciopera? Scioperiamo perché il sindaco ha fatto una cena, non si dà più niente ai bambini. Cosa fa? Cosa fa? Hanno aumentato tutto. La mensa? Sì, di quanto? 500 lire. Quanto pagavano prima? 2.500. Adesso 3.000 lire. Un attimo, fammi vedere se c'è il sindaco. No, penso che stasera non ci sia. Qualche assessore sicuramente c'è in sala. Neanche, senta, signora. Neanche quel parlantino di quel elegantissimo. È stata la festa della donna. Sì. Più che la festa della donna è stata la festa dei ristoratori. Tutti esauriti. Emilio, guarda. Allora, la vedo, signora, venga un attimo. Lei signora è vedova, vero? Sì. Vedova come? Come si chiama? Io mi chiamo Maria La Quaglia. Vedova? Carlo Celletti. Vedova Celletti. Senta, signora Celletti, il motivo della sua protesta, cos'è tutto? Non mangiano niente e vanno alla mensa scolastica e hanno aumentato la mensa. Ma è vero che lei deve dare loro anche le pillole? Mi tocca dare lo sciroppo perché alle 11 un bicchierino ciascuno per non far mangiare. Per l'appetito, non mangiano niente. Mangiano lei come mai è vedova, signora? Come mai? Come è morto il suo marito? Oddio! No, no, io non voglio assolutamente commuoverla. Emilio, non me lo ricordare. Va bene. Me lo accendi. Accendi un attimo, come mai è morto? Mi sembra di guardare lo stesso da prima. Va bene. Che funzione che c'è? Va bene. Emilio, che carino. Senta, signora, per favore, non divaghi. Allora, come è morto il suo marito? Eravamo a cena tra 10. Sì. 8-10 cose. Sì. A casa di Riccardo. Sì, va bene, cosa è successo? Ragazzo generoso. Quella notte fu fatale per casa. Cosa ha fatto? Eravamo a cena, fatto 2 taglie di vite. Dopo ci avete fatto un giro rosso. Sì. Io guardo, mangi le vite. Quanti ne ha mangiato? 6. 7. L'ottavo è rimasto col culetto di fuori. Ha toppato. Mi dispiace. Speriamo che i bambini non abbiano preso del papà. Particolare, ma l'ha fatta col faccione, no, con le mani, signora. Senta, signora, vogliamo chiedere ai bambini come è andata oggi alla mensa? Ieri abbiamo quasi digiunato. Se c'è un assessore, non è giusto. 3.000 lire. Poi, cosa avete mangiato? Abbiamo mangiato. Guarda quanto è sciupato questo! Cosa avete mangiato? 3 piatti a testa. Per secondo 4 pettine alla pizzaiola. E prendono pure lo sciroppetto per la pizza.
un casco di banane. Ma che figura di 3.000 lire, 30.000 lire! Io sarò brutto, faccio una barca perché è una cannonata, eh? Un applauso alla mia delizione di Romagna. L'abbiamo fatto per tutti, la bella e il brutto. Eh sì, addirittura, grazie. Continuiamo dunque con la nostra rivistissima. Anche quest'anno, come lo scorso anno, non potevano mancare la musica. Continuiamo infatti con una voce che a Porto Recanati ha fatto la storia, diciamo, quasi della canzone. Sto parlando naturalmente di Vittorio Solazzi, che ci farà ascoltare un grande successo degli anni 50, una canzone dei Platters dal titolo My Prayer. A voi Vittorio Solazzi. Buonasera, questa è una canzone dei Platters molto bella, e vi spiego un attimo il testo perché è bellissimo, e dice che quando il sole tramonta e il canto degli uccelli non c'è più, e tu entri nel mio cuore per ascoltare questa mia preghiera, che è quella di stare con te fino alla fine del giorno, per tutta la vita, e questo è il mio sogno. Spero che vi piaccia. Prego la base. Grazie.
bellissima vittoria. Venerdì abbiamo avuto i Platters ai Green Leaves, questa sera ha rinverdito la musica dei Platters vittoria. A proposito dei Green Leaves, questa sera abbiamo presente il titolare Silvano, al quale vogliamo porgere il nostro più caro ringraziamento per due cose. Non per la generosità che ha dimostrato a noi questa sera, dandomi una busta, ma perché il venerdì di Carnevale, che è il venerdì più importante per ogni discoteca, il Green Leaves l'ha interamente dedicato, l'incasso, all'associazione per i volontari contro il cancro, per la lotta contro il cancro. Quindi una cosa stupenda, che onora Porto Recanati e chi è che ha avuto questa iniziativa. La seconda cosa, perché ha offerto a tutti i bambini di Porto Recanati il Baby Carnival, permettendo loro di fare un salto in discoteca, insieme alle bambine che sono state ben felici di accompagnare. Adesso torniamo a Porto Recanati in compagnia di tre simpatici personaggi, due portannare, uno Silvio, mio nipote, Silvio Cingolani, l'altro Rodolfo Scalabroni, mio nipote, il terzo Giacomo Magrini, per fortuna non è mio nipote, che presentano Portannare in Paradiso, cioè praticamente sono i commenti che sull'amministrazione comunale, su Porto Recanati in genere, si fanno in paradiso, perché una portannare è su da diverso tempo, un'altra è giunta in pochi minuti fa e quindi deve comunicargli tutti gli avvenimenti riguardanti il Porto Recanati. Signore e signori, Portannare in Paradiso! Ogni riferimento alle persone è puramente casuale. Ora qua su mi sto per un a me, se no per guardare sotto. Chi è? Scarpe e l'erba, cambiata di giardinieri. Come sta?
ce l'hanno i miei e non mortificare i giardinieri. La grega su mare. Ma dura ancora quella. Perché è tutto su duro? Ma sta al mare. Al mare? Si è gettata più con la testa. Il mare è duro. Tu non dici che dal mare non è più duro? E al mare verde come una agra la mattina. La sera le mando c'è poca. Marellatora! A scappezzi! Turio! A scappezzi! Aveva fatto uno un discoglio del Turio! Sì! A scappezzi pure lui! Ma sari a fumare che il 12 di giugno ed era sindaco! Il 13! Non era più sindaco! Il 14! Era sindaco l'altro! E il 15! E tombela! È mutato su in bicicletta, fresco come la rosa! La pugiate! I rossi mi gli anni cadere avere dai rosci. Gli anni? Anni crudetti dalla mattina alla sera. Ero che te palazzo del comune, è pieno di quadri. C'erano di quadri, ma pare che per maggio non c'era mai più qualcuno. Ma sai? Ma chiamata, sai che la puntata a gennaio era 186. E beh? Come è beh? Se ne frega uno al giorno, anziché sia maggio tu fermani bene. Passa a presentarvi dei
piccolissimi ballerini rispettivamente di due diverse scuole, Enrico e Lara della scuola del piccolo Lorenzo diretta dal maestro Dante Sarso e Giordano Emanuele allievi della scuola di Porto Recanati diretta da Filippo e Nadia Bastianelli. Eseguiranno per voi una polca e una mazurca. Con Las Vegas per avere con noi una grande vedetta, Antoine de Pignac. Ciao Emilio, buonasera. Ti sei messo anche la strada. Sì, che look, Emilio, lucca troppo, tanto, luccica troppo. Maestro. Ho fatto un giro enorme. Sì, i baffetti dove li trovate? Io anzi vorrei fare. Sì. La partecipazione di Francesco e Germano, che sono stato in maschera così bello. Che li trasformo. Io non so come fa, però diciamo tagliate no. Allora, Antoine. Senta Francesco. Sì. Francesco. Basta che non mi confondi con Germano. Noi al petto non ci vediamo. Lei è estero mondi, vero? Sì. Un attimino. Raccontare una barzelletta dei ragazzi. Breve. A me mi piace perché la comunità sta bene dappertutto. Breve. Perché uno non deve raccontare. Ciao Pietro. Io vorrei raccontare una barzelletta. Un attimo, eh. Un contadino. Fate per ridere che lo signore. Quanto è brava, c'è un sorriso. Un contadino col veloccio alla moglie dice: Maria, metti sulla cena che fra 5 minuti torno. Va a raccogliere quel filo giù al campo che se piove fa mi sa. Tacca ci va il punto sì, poi di roccio così il campo, butta su questo filo. Ma fa una mucchia sopra le braccia del potere. Andiamo ci male, andiamo a casa ogni tanto c'è una boccetta. Lassù. Andiamo ci male, davanti, non fare un furbo, andiamo a casa, c'è già proprio. C'è un pezzetto salito, questo di roccio. Lui dietro con le spalle, scomia. Lassù, ci male, va su, ma cominciate a fare l'imprecazione, guarda il peccato, non basta un prete con la bicicletta. Buon uomo, non bestemmiate, il signore non vi aiuta. Non mi importa, vado via, giri. Prego, maestro, musica. Un attimo, fammi respirare perché io... Prego. Siccome sono poco orecchiabile, vorrei... Allora, cosa si canti? Vorrei un tantino di là. Un là. Tantino più là? Più là ancora? E dopo dove va a finire? Vi caverò, solo me ne vo per la città. So-
se ne va per la città. Solo me ne vo per la città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso quando non sei tu, ogni volta che ci ascolto e non sei tu. Dove sei perduto amore, ti cercherò, ti sognerò. Commerciante.
provare a immedesimarsi a tal punto nell'interprete, nell'autore della canzone, da farci dimenticare il primo per apprezzare enormemente il secondo. Sto parlando di Alberto Piercamilli, un autentico fan di Renato Zero, che interpreta le sue canzoni con lo stesso calore e lo stesso spirito del grande Renato. Dall'album omonimo Guayer, Alberto Piercamilli. Lascia avvicinare e toccare, muoio per sapere cosa hanno nella testa e nel cuore. Sempre più proibito entrare nel privato per saperne un po' di più. Apparentemente disponibile sei tu. Nessuno è perfetto, è umano avere almeno un
non ti riconosce. Così, 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 così. Peppino De Caì. Allora adesso ci trasferiamo per il lungomare. Abbiamo il casotto, l'anno scorso il baretto, quest'anno c'è una variazione, anche se i personaggi sono sempre quelli indimenticabili, dalla Portannara all'Uretà, con una variazione stanno, perché avremo anche un austriaco. Ecco i protagonisti della rivista, ci sono tutti nel casotto. Thank you.
Viva l'Italia! Viva ancora tutti i secondi. No! Dite la porta che siamo tutti! Quella bandiera di colore deve essere vostra! Perché? Dato un giacca a chi d'una? Se ti incontrate, le potete lasciare più bene! Io non ho incontrato né il nipote di Cesco e né l'occhione! Che cosa sei? La grascia nera! E si può fare il bagno? Manco morti! E allora chi vuole la bandiera rossa? Se come dice mio marito in mare c'è della grascia nera, se vedrà la bandiera nera non mi fate da scuole oggi. Non gli date mente, sa, perché mia moglie, le quant'è che ha spostato il comune giù la casa del fascio, era tutto nero, era. Ma che nera lì? Mettete la bandiera rossa. Ehi, c'è stato il padre Salvo per mettere la bandiera rossa, ma tu che... Se quando il fascio la trovo giù, faccio la con la multa. E con se può mancare? E con quella pagavo la multa? Le anche stanno, ci hanno messo in mezzo alla strada! Non mettevo bandiera bianca, ci rendemmo stanno! Oh, mi sa che questi sono col piano col comandante, sono. Mettete la mattina per la pescheria c'è fumato con funziona. Va bene, se la Romana è più morta che giù, prima. Ma giù piuttosto, donna giù. E fine zio del mondo, gente. Dai, non buttiamo una bulletta e questo con la contrazione ci ha le fatte, va bene. E poi la fumo di marità ci dà ancora la giù. Da noi. Per futuro, sono pure riapparato a settimana.
quello che mi ha più il cervello se non andate io da qui. No, oh, ne parlai tanta buona, invece... Grazie al padre, non le spacchi dalla testa, non mi prendo. Pianza bicicletta, andate a casa. Scusate un momento, bisogna rimettere indietro, eh? È già iniziata. Non è giusta. Stavolta che volevo fare un pezzo con Anna, bisogna andare un po' indietro. Ecco, questo è il difetto di cantare con la base. Invece chi canta con l'orchestra avevo messo questi problemi non ce l'hanno. Cos'è tutto? Ah, devi iniziare il primo turno. Allora, è giusta, va bene la base, i tecnici hanno ragione, ma Anna, ecco, ma voi non applaudite più fino a qui. Cambia idea improvvisamente, prima
ultima serata. Ed ora un ritorno tanto atteso da tutto preceduto da tre indiavolati sudamericani che interpretano una canzone che ha furoreggiato dal dopoguerra ad oggi. Un'esibizione di alta classe fatta da due ballerini, Paola Bellezza e Scatagnini Maurizio, simpatici, accattivanti, eccezionali. Ma ci saranno anche tre bravissimi cantanti, i nostri sudamericani. Quindi Andrea, Silvio e Mario. Thank you.